Allora, buonasera, siccome abbiamo già passato l'orario di 10 minuti, abbiamo i tempi strettissimi. Un saluto brevissimo, ringrazio tutti gli amministratori, consiglieri, assessori che sono qui questa sera da parte dell'amministrazione di Schio. Siamo qui che ospitiamo questa sera un incontro della rete delle politiche giovanili, quindi non solo di Schio ma di tutto il territorio dell'Alto Vicentino. Passo subito la parola a Marco Palma che ci spiegherà cosa è la rete, cosa facciamo e che è anche colui che ha seguito un po' l'indagine di cui parleremo ampiamente questa sera. Grazie a tutti voi e buona serata. Sì, buonasera a tutti e benvenuti a questa serata. Oggi presentiamo un lavoro di indagine, di approfondimento sui giovani dell'Alto Vicentino che è stato realizzato dalla Rete per le politiche giovanili dell'Alto Vicentino, appunto. Si tratta di un lavoro di indagine che è nato da un contesto un po' particolare, nel senso che nasce, la presentazione non parte. Vabbè, finché la riparo io vado avanti, poi quando parla qualcun altro la sistemiamo. Dicevo, è un'indagine sociale che è nata da un momento di formazione a cui hanno partecipato i tecnici e gli amministratori della rete per le politiche giovanili. Questo momento di formazione ha messo in luce una serie di domande. Perché, per esempio, in alcune circostanze i giovani non rispondono come ci si aspetterebbe ad alcune iniziative, quali sono i bisogni dei giovani, chi sono i ragazzi e le ragazze del nostro territorio. A partire da queste domande si è deciso di costruire questo approfondimento sociale, che è il frutto del lavoro di coloro che seguono le politiche giovanili nei vari comuni della rete ed è anche il frutto di alcuni studenti dell'Università di Padova che hanno fatto lo stage nei nostri comuni e che hanno collaborato per realizzare questa indagine sociale e a loro va anche un forte ringraziamento, peraltro. Ecco, non è un'indagine di tipo, ecco, la presentazione è partita, non è un'indagine di tipo qualitativo, chi si aspetta numeri, tabelle, eccetera, non le troverà qui. Non è di tipo qualitativo per due ragioni. La prima è che non ci interessava tanto fare, come dire, un'istantanea del mondo giovanile dell'Alto Vicentino. La seconda è che non saremmo onestamente nemmeno, stati all'altezza di questa cosa. Piuttosto abbiamo cercato di, elaborare alcune chiavi di lettura a partire dalle interviste, dagli incontri e dalle attività che abbiamo fatto con i giovani. I ragazzi coinvolti sono ragazzi tra i 14 e i 19 anni. Questa sera non presenteremo tanto i contenuti di questa ricerca, che comunque sono a disposizione di tutti, liberamente scaricabili da internet. Piuttosto vogliamo provare a fare un ulteriore passo in avanti e da questo approfondimento fare un ulteriore approfondimento. Per questo avremo una serie di testimonianze, di interventi. Questa sera il primo, e passo subito la parola a Chiara Dadavecchia, che è consigliere delegato alle politiche giovanili del Comune di Sant'Orso, che è ente capofila della rete, e con questo intervento ci spiegherà che cos'è la rete per le politiche giovanili. Buonasera a tutti. Allora, appunto, faccio un breve intervento su quella che è un po' la storia della rete per le politiche giovanili, che nasce nel 2006, inizialmente con 8 comuni. Siamo i comuni di Schio, di San Vitto, Malo, Monte di Malo, Marano, Torre Belvicino e Valli del Pasubio e Sant'Orso come appunto comune capofila. E da qualche mese adesso è entrato anche il comune di Piovene, quindi siamo in 9. Nasce con questi comuni e con due cooperative, CEIS e Samarcanda, che hanno supportato, diciamo, con le loro competenze specifiche alcuni percorsi, alcune progettualità importanti della rete. Sottolineo il fatto che ci sono schieramenti politici e partitici di diverso segno all'interno della nostra rete, ma che hanno deciso di adottare comunque delle linee guida che danno una base a tutte queste scelte condivise per i giovani e con i giovani.
E sottolineo un po' anche la data di nascita della rete, perché credo che in questo periodo di economicamente difficoltoso, di tagli eccetera, credo che le amministrazioni stiano via via capendo l'importanza del mettersi in rete, del fare rete, quindi mettere insieme competenze, idee, opinioni, ma anche delle risorse, anche risorse economiche, del personale e così via. Quindi in un certo senso la rete per le politiche giovanili è stato un po' il pioniere di questa modalità di lavoro, ecco. E dove è andata a prendere le risorse finora la rete? Abbiamo uno zoccolo di autofinanziamento degli enti comunali e poi dal 2007 al 2010 la rete ha beneficiato di un cofinanziamento della regione, che ha permesso di fare dei progetti anche di ampio respiro. Purtroppo da un paio d'anni ormai questi finanziamenti non ci sono più e quindi dal punto di vista economico la rete sta vivendo questo momento di difficoltà. E momento di difficoltà che a loro volta i singoli comuni stanno affrontando, e chiaramente le politiche giovanili sono un ambito in cui per necessità, in parte per scelta, primariamente abbiamo questi tagli. Ecco, volevo solo porvi questa riflessione sul fatto che tagliare nelle politiche giovanili non vuol dire rinunciare alla festa in piazza per i giovani o alla serata musicale, no, vuol dire molto di più, cioè vuol dire rinunciare a una partecipazione dei giovani cittadini che potrebbero instaurare invece un rapporto positivo con l'ente locale, sentirsi protagonisti via via, no, dell'ente locale. Ecco, quindi ecco una riflessione su cosa comporta l'assenza di queste risorse, ecco. Diciamo comunque che la rete non si è persa d'animo nonostante questo, e senza voler essere retorica, il momento di difficoltà è poi corrisposto con una crescita forse della rete, nel senso che si è fatto un percorso formativo, l'hanno fatto in modo particolare alcuni nostri tecnici che si sono formati, hanno studiato per poter riuscire a partecipare poi a dei bandi non solo regionali e ministeriali ma anche europei, e alcuni bandi con successo, insomma, ecco. Io direi che possiamo entrare proprio nel vivo della serata adesso. Serata che è stata, risottolineo, possibile intanto perché c'è stata una parte amministrativa politica che ha creduto in quello che questa indagine sociale ci avrebbe potuto dare. Ecco, è stato possibile per la disponibilità dei tecnici che si hanno seguito con la loro professionalità, con l'aiuto e la partecipazione di CEIS, che poi sentirete parlare, di alcuni giovani che ci hanno messo a disposizione la loro creatività e le loro esperienze positive, ecco. Quindi molti attori protagonisti della serata, penso anche all'Informa Giovani di Schio, che è un contesto del territorio fondamentale nel dialogo e nel rapporto con i giovani, dai quali credo la rete per le politiche giovanili non possa più prescindere, cioè ci dovrà essere, secondo nostro avviso, un dialogo sempre più forte anche con l'Informa Giovani. Ecco, io con questo direi che concludo, entriamo nel vivo della ricerca e vi auguro una buona serata.